Negli anni 90, in previsione dell'adesione all'Unione Europea di nuovi paesi dell'Est Europa, le istituzioni comunitarie hanno adottato varie iniziative per aiutare i paesi candidati nella loro crescita economica e sociale. Su tale linea, nel 1999 è stato adottato uno strumento finanziario di preadesione rivolto al settore dei trasporti e dall'ambiente. Questo strumento, molto importante, in sigla ISPA, ha iniziato ad operare nel 2000 e sarà attivo fino al 2006. Vediamo in estrema sintesi di conoscerlo. In previsione dell'adesione all'Unione Europea dei paesi dell'Europa centro-orientale, le istituzioni comunitarie hanno adottato alcuni importanti strumenti finanziari per aiutare tali paesi in vari campi nella fase di preadesione. La realizzazione di un efficiente sistema di trasporti con interventi compatibili con la salvaguardia ambientale costituisce uno dei campi di intervento privilegiati. Su tale linea, nel 1999, è stato istituito uno strumento per la politica strutturale di preadesione, in sigla ISPA, destinato a realizzare efficienti infrastrutture nel settore dei trasporti ed in favore dell'ambiente. L'ISPA ha previsto per il periodo 2000-2006 uno stanziamento di oltre 1 miliardo di euro l'anno. Fra gli obiettivi fondamentali del programma vi è quello di migliorare ed estendere la rete dei trasporti nei paesi interessati, contribuendo al tempo stesso alla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti. Lo sviluppo di ferrovie, della rete stradale, di porti marittimi e aeroporti avviene pertanto in un contesto di interconnessione e interoperabilità fra reti nazionali e transeuropee. Così operando si favorisce la mobilità all'interno di un determinato paese e dal tempo stesso si agevola la circolazione fra i paesi europei. Fra i progetti messi in cantiere vi è l'adeguamento agli standard stradali europei della Via Baltica, che corre per 670 km attraverso Estonia, Lettonia e Lituania. Gli interventi comunitari riguardano anche l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie, come quella di Mrozi-Siedlce in Polonia, e la costruzione di nuove infrastrutture, come la circonvallazione del centro di Frýdek-Místek in Repubblica Ceca. In linea di principio, il costo totale di un provvedimento non può essere inferiore a 5 milioni di euro, tranne in casi debitamente giustificati, a fronte di situazioni particolari. I progetti delle infrastrutture di trasporto debbono essere compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, ambito cui ISPA si rivolge con un'attenzione pari a quella riservata al settore trasporti. Oltre che la realizzazione di opere, ISPA finanzia pure studi preparatori legati alle misure ammissibili, nonché azioni di informazione e di pubblicità nel settore trasporti. All'atto della sua istituzione, nel 1999, ISPA è stato destinato ai 10 paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, i cosiddetti paesi PECO. Al momento dell'adesione all'Unione Europea, un paese perde il diritto agli aiuti a titolo dell'ISPA. Ne consegue che dopo l'adesione all'Unione Europea il 1 maggio 2004 di 8 paesi dell'Est europeo, ISPA rimane operativo essenzialmente per Bulgaria e Romania, che dovrebbero entrare nell'Unione nel 2007. A qualche mese dall'adesione, il ruolo dell'ISPA consiste più che mai nel facilitare la transizione dei futuri Stati membri verso il fondo di coesione. ISPA opera dunque non solo all'interno dei paesi interessati, ma vede anche di creare delle reti di collegamento a livello transeuropeo. Noi ci rivedremo domani per il consueto editoriale della domenica.